Bilancio positivo, naturalmente è un bilancio che va aggiornato nel tempo perché siamo nella prima fase, quindi gli elementi che abbiamo debbono stabilizzarsi, ma credo che le indicazioni siano molto chiare. L'ampliamento della platea è un ampliamento coerente con le scelte che abbiamo fatto, perché abbiamo una situazione che riguarda le persone over 50 che erano prima fuori dal SIA, abbiamo una situazione che accentua la presenza dei nuclei familiari con persone disabili, che era uno degli obiettivi che avevamo posto, quindi abbiamo oggi dei primi segnali che naturalmente vanno verificati nel tempo, ma che ci dicono che questo risultato è un risultato che è coerente con l'impianto. La seconda cosa altrettanto importante è che tutti i soggetti che debbono collaborare, i comuni, le regioni, i centri per i servizi, le associazioni, i volontari, i ministeri, tutti insieme stanno lavorando a costruire la seconda gamba, quella della presa in carico e dei servizi, che è quella più complessa naturalmente, ma che non può rimanere indietro.